Ciao a tutti, bentornati su questo nuovo video. Vi ricordo prima di iscrivervi sul mio canale, attivate la campanella e seguitemi su social che trovate nella descrizione del mio canale. Su questo video parleremo di progressi e vi racconterò la mia storia. Se volete condividere le vostre esperienze, scrivetelo pure nei commenti, che sarebbe un aiuto su questo argomento così difficile ma anche interessante da sapere. Una nota tecnica: sto disegnando gli occhi utilizzando le matite a carboncino di Winsor & Newton Charcoal su una carta di Strathmore Charcoal. Scusate se vedete spesso la mia testa quando disegno, perché è davvero necessario per me avvicinarmi sul mio disegno per essere più attento e più preciso più possibile sul mio disegno, sento che vedo solo con un occhio. È davvero importante per me avvicinarmi sul mio disegno, quindi scusate se mi vedete spesso la mia testa. Disegnare e dipingere è davvero rilassante per noi, perché ci mettiamo nel nostro studio a creare delle belle opere d'arte e a volte siamo davvero soddisfatti e a volte ci sono anche dei momenti di difficoltà. Per arrivare ad un buon livello di disegno e pittura è necessariamente fare dei progressi attraverso l'osservazione che c'è attorno a noi, quindi dobbiamo assolutamente osservare gli oggetti che ci circondano, come per esempio un paesaggio. Se vogliamo rappresentare i paesaggi, osservare gli alberi, le piante, i colori dell'erba e la tonalità di chiaroscuro per creare dei paesaggi tridimensionali. Invece, se vogliamo parlare di ritratti, è necessario studiare l'anatomia, la struttura della testa, quali sono le proporzioni, quali sono le distanze tra gli occhi, naso e bocca per creare un buon ritratto. Per farvi i vostri progressi, vi presenterò il mio nuovo metodo. Siete pronti? OSPA, cioè osservare, studiare, praticare e autocorreggersi. Prima di tutto, bisogna prima osservare i soggetti che vogliamo rappresentare sui nostri lavori. Bisogna osservare le forme e bisogna osservare i volumi. Se parlo dei volti, dovete osservare se la forma del volto e le proporzioni e le distanze, e poi dovete osservare i volumi. Dopodiché dovete passare allo studio. Se parlo dei volti, dovete studiare se l'anatomia e le proporzioni, dovete studiare anche il chiaroscuro per creare una volumetria più precisa su un volto, perché davvero creare un ombra e luce sul volto, non solo, anche sulla natura morta, anche sui paesaggi, ci rendono più volumetrico e più tridimensionale. Quindi vi invito assolutamente a studiare dei diversi metodi per migliorare la vostra capacità, per arricchire le vostre conoscenze. Dopodiché vi invito a praticare per allenare la vostra manualità. Più praticate, più i vostri segni miglioreranno e poi i vostri lavori miglioreranno. Dopodiché dovete assolutamente autocorreggere i vostri lavori. Dovete cercare di capire dove
avete sbagliato, dove sono i vostri punti deboli. Per farvi rendere conto dove bisogna migliorare, un trucco che vi posso dare è quello di scattare una foto con il tablet o con l'iPad e poi staccatevi un po' dai vostri disegni. Quando ci ritornerete dovete guardare per bene il soggetto che avete fatto e capire dove avete sbagliato. Autocorreggere i nostri lavori ci aiutano a farci crescere e fare i nostri progressi, perché sapremo dove dobbiamo assolutamente concentrare e migliorare. Mi ricordo benissimo i miei primissimi paesaggi e erano mediocri, non erano questo granché. I colori che utilizzavo sono pochi, forse i colori sono inventati e non studiavo benissimo i paesaggi, quindi a volte facevo a caso. E quindi facendo a caso a volte mi dimentico di mettere dei volumi, o può darsi che non so ancora come si possono creare l'effetto tridimensionale. Ero talmente un principiante che facevo talmente a caso. Invece, quando ho cominciato a studiare i paesaggi in maniera più approfondita, guardando anche la natura, sono riuscito un po' a cambiare la mia mentalità, perché ho cominciato a usare con tanti colori, ma colori ragionati, e ho cominciato a ragionare anche sull'effetto tridimensionale per rendere il mio paesaggio non troppo piatto, ma come se fosse la realtà. Importante rendere i paesaggi più voluminosi per rendere i nostri dipinti più tridimensionali. Quindi ho dovuto essere creativo e studioso per aumentare la mia qualità nei paesaggi. Lo stesso anche per i ritratti, perché andavo sempre a caso nei miei primissimi ritratti, senza neanche studiare le proporzioni, l'anatomia, le distanze tra gli occhi, naso, bocca, quanto spazio ci vuole per creare la bocca, quanto è distante tra i due occhi, quanto è grande il naso. Insomma, facendo a caso i risultati dei miei ritratti erano sproporzionati e non sembravano neanche dei ritratti realistici. Però con lo studio di anatomia, proporzioni e distanza e poi con la pratica sono riuscito ad aumentare la qualità che faccio nei ritratti, e i ritratti erano un pochino più ordinati e più va verso il realismo. Ricordatevi, per fare un ritratto perfetto non serve solo un anno, un mese e un giorno, ma serve nei diversi anni, diverse esperienze, diversi studi per creare un ritratto. Non pensate mai che per fare un ritratto ci vuole poco, ci vuole veramente tanto per fare un ritratto perfetto. Con la pazienza, con lo studio e con la pratica sono riuscito a migliorare la mia qualità sia nei paesaggi e ritratti, e sono davvero soddisfatto in tutto ciò che sto ottenendo e riesco anche a trasmettere sulle mie opere personali. Ho sempre continuato ad amare la mia passione. Per amare questa passione serve davvero tanta pazienza e tanto studio. Per questo sono soddisfatto.
Quando ho iniziato a dipingere con i pastelli ad olio i paesaggi, ero convinto di avere un talento scoperto. Però ragionando con il tempo, ho dovuto pensare ad una cosa, che il talento si divide in due parti. Ora sto davvero parlando di un argomento vastissimo, però vi voglio raccontare anche il ragionamento che ho fatto sul talento in maniera veloce. Si divide in due parti: il talento positivo, che abbiamo questa capacità di fare determinate cose proprio senza neanche faticarci; la parte negativa, che ci possono metterci nel blocco creativo. Quello che vi dico è quello di non fidarvi troppo dei vostri talenti, ma dovete studiare facendo i progressi e facendo tantissimo studio e facendo tantissima pratica, potete migliorare voi stessi, potete migliorare la vostra capacità e migliorerete le vostre conoscenze, arricchite le vostre conoscenze. Quindi solo con il talento, secondo me, non si va da nessuna parte, però facendo i progressi possiamo crescere come artista. Non dovete demonizzarvi quando un disegno di studio va male. È un disegno di studio, non un lavoro artistico. Se fanno gli studi con la pratica, per quello esistono i taccuini, per fare anche progressi. Quindi vi sto invitando di fare i vostri studi all'interno del vostro sketchbook per arricchire le vostre conoscenze, per studiare i soggetti che volete rappresentare sui vostri dipinti e per migliorare la vostra manualità. Se un disegno è andato male, pazienza, perché tanto è un disegno di studio, non è un lavoro importante. Poi piano piano che vi allenate con questo studio, quindi in maniera più continuativa, vedrete che la vostra manualità migliorerà sempre di più e crescerete anche come artisti e farete dei progressi che vi arrivano ai lavori di un ottimo disegno fatto bene e un ottimo dipinto fatto bene, e da lì arrivano delle soddisfazioni per la nostra crescita. Studiare è davvero rilassante e divertente, e poi nel futuro ci renderemo conto dei progressi che abbiamo fatto. Ci daranno proprio delle diverse soddisfazioni. Poi i taccuini sono proprio i ricordi che abbiamo affrontato con gli studi e con la pratica. Quindi per questo servono i taccuini, non solo per creare dei bellissimi disegni dentro. I taccuini serve per sperimentare, studiare e praticare. Per questo è molto divertente studiare e praticare. È davvero rilassante. Vi sto davvero invitando a fare queste cose, perché l'ho fatto io e dopodiché sono riuscito a tirare fuori dei progressi che ho fatto. Prima osservavo
e sorgenti. Dopodiché studiavo, poi praticavo, poi correggevo da solo i miei disegni, i miei dipinti, perché mi serve davvero questo metodo che mi ha aiutato davvero come artista. Mi ha aiutato davvero a crescere, mi ha dato proprio una grossa mano per avere questa manualità nel disegno e pittura. E ad oggi sono davvero soddisfatto su tutto ciò che ho fatto, sui progressi che ho vissuto. Per questo è il bello dell'arte. Non solo creare dei capolavori, ma vedere anche i progressi che abbiamo fatto come noi pittori. Un disegno brutto non significa rovinare i nostri progressi. Significa solo che in quella giornata non siamo o concentrati o siamo davvero un po' stanchi e abbiamo bisogno un po' di riposare. Quindi non pensate che quando sbagliate sui vostri disegni avete buttato via i vostri progressi. Assolutamente no. I vostri progressi vi porteranno nei risultati più belli che farete per le vostre opere d'arte. Fidatemi, l'ho fatto io. L'ho fatto io e sono davvero cresciuto sul vostro punto di vista. È davvero importante ragionare in questo modo, perché se noi ragioniamo in questo modo possiamo crescere ancora di più. Provare senza paura di allenarci la nostra manualità. Io spero, se questo video sono stato utile, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate su questo argomento. E spero che vi ho dato dei diversi suggerimenti per i vostri progressi. Quindi vi auguro un buon disegno e una buona pittura, e ci vediamo al prossimo video da Tamigi Art.